Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio mostrarvi come poter risparmiare una parte dello spazio della vostra PlayStation 4 sfruttando al massimo i vantaggi di PlayStation Plus, che vi fornisce uno spazio online cloud da poter utilizzare. Per poter gestire tutto questo bisogna andare nella sezione impostazioni, qua a destra, e recarsi in gestione dei dati salvati dell'applicazione. Come potete notare, abbiamo dati salvati nella memoria di archiviazione del sistema, dati salvati nella memoria di archiviazione online e poi dati salvati nel dispositivo di archiviazione USB. In questo caso voi avrete tantissima memoria perché magari avete un hard disk esterno collegato alla vostra PlayStation e potrete da questa parte qua copiare una parte dei dati dal vostro hard disk esterno all'hard disk interno della vostra PlayStation o eliminare dei dati che avete salvato sull'hard disk esterno. Andando invece a vedere le opzioni principali di cui oggi tratteremo, si parla di dati salvati nella memoria di archiviazione del sistema e i dati salvati nella memoria archiviazione online. Se noi andiamo nella prima, come potete notare, potremo caricare i dati nella memoria di archiviazione online oppure copiarli in un archivio USB. Quindi, se avete un hard disk esterno, potrete trasferire tale dati anche al di fuori della memoria interna senza utilizzare il servizio gratuito fino a 20 GB che vi fornisce la Sony. Inoltre, avremo il pratico tasto elimina per eliminare i dati. Io in linea generale tendo a trasferire i dati nell'archiviazione online in modo tale che ho una copia anche nello spazio online. Per il momento non ho un hard disk esterno per la PlayStation 4 e quindi per il momento ho solo lo spazio online. Selezionando la prima opzione, come potete notare, abbiamo carichi i dati nella memoria di archiviazione online. Infatti, cliccandoci sopra, potrete, come vedete, caricare i dati dei principali giochi che, con cui magari avete giocato, alcuni magari li avete anche cancellati, nel mio caso ad esempio Beyond Two Souls, e anche Gran Turismo Sport e anche la demo delle fantastiche avventure di Captain Spirit, e potrò caricarle solo nello spazio online. Cliccando su Options potremo anche selezionare più opzioni, quindi ad esempio tutte queste, e fare carica. Come vedete, vi comparirà carica i dati nella memoria di archiviazione online. Dati archiviazione online 24 giugno, memoria di archiviazione online è del 12 giugno, quindi applica a tutto e facciamo sì. Quindi ci vorrà qualche minuto e avremo caricato i dati di cui poi andremo a cancellarli senza problemi. Ovviamente dovete avere un upload alto, altrimenti non potrete avere la velocità che sto avendo in questo preciso istante. Una volta fatto questo, come vedrete, possiamo andare in Elimina, tasto Options, seleziona più opzioni e cancellare quei dati che avevamo selezionato, quindi tutti questi che abbiamo già utilizzato, faremo elimina, ok, e in pochissimi secondi, come vedete, verranno eliminati. Dati salvati nella memoria di archiviazione online. In questo caso è il processo inverso, quindi con un download alto potete scaricarli in modo veloce. Quindi, come vedete, appare scarica i dati nella memoria di archiviazione del sistema. Cliccando qua potremo andare a vedere tutti i salvataggi che abbiamo fatto nell'arco della vita della nostra PlayStation 4 e riscaricare i salvataggi che abbiamo cancellato dalla memoria interna. Molto comodo, stesso procedimento, e anche qua, volendo, potremo cancellare i dati dell'archiviazione online. In questo caso dovrete stare attenti perché ovviamente se non avete
la controparte sull'hard disk interno della vostra PlayStation o su un hard disk esterno, perderete completamente i dati che avete salvato nello spazio online. Quindi in linea generale è molto comodo, e inoltre abbiamo la voce caricamento automatico che vi permetterà, in questo caso abbiamo dei giochi che stiamo utilizzando in questo periodo, verranno caricati in automatico, quindi in automatico durante i periodi in cui la PlayStation non viene utilizzata o è in fase di riposo. In automatico, se siete connessi via Ethernet o comunque via Wi-Fi, la PlayStation caricherà i dati se avrete fatto ovviamente il login sull'account PSN. Quindi devo dire che è veramente eccezionale, un qualcosa di veramente utilissimo per liberare un po' di memoria dalla vostra PlayStation. Spero che questo video tutorial vi sia piaciuto, quindi lasciate un bel mi piace, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi e ragazze, bella!